Sono il dottor Paolo Cortese, chirurgo plastico specialista in chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva e direttore del Hand Northeast Surgical Team. La sindrome del tunnel carpale è una neuropatia compressiva del nervo mediano a livello del polso, ovvero uno schiacciamento di un nervo nel canale osteofibroso che normalmente abbiamo tutti tra il polso e la mano. La sua diagnosi viene effettuata mediante l'esame clinico, la raccolta dei sintomi e dei segni e un esame specifico che si chiama elettromiografia. Lo schiacciamento del nervo mediano a livello del polso comporta una serie di segni e di sintomi del tutto caratteristici. Alcuni sintomi sono molto comuni e possono essere ritrovati nella stragrande maggioranza dei pazienti, in particolar modo il formicolio notturno, ovvero la parestesia, è un sintomo estremamente diffuso. Interviene nelle prime ore del mattino e può anche cagionare molto dolore al paziente, determinando addirittura il risveglio. Altri segni e sintomi molto comuni sono una progressiva perdita del tatto sulle prime tre dita della mano, oltre alla forza che man mano diminuisce. Un altro segno molto comune è la parziale e progressiva atrofia del muscolo opponente del pollice, ovvero una progressiva atrofia di quella parte carnosa che abbiamo sulla base del pollice. Il trattamento può essere chirurgico o conservativo in relazione allo stato di sofferenza del nervo. Il trattamento conservativo prevede l'impiego di tutori e una parte riabilitativa specifica, la chirurgia invece prevede la decompressione. Ci sono sicuramente novità su entrambi i versanti. Per quanto riguarda la parte conservativa, disponiamo oggi di nutriceutici, ovvero di integratori che permettono di alleviare i disturbi riferiti dal paziente, soprattutto nelle forme iniziali, mentre invece, per quanto riguarda la chirurgia, la più grande novità degli ultimi anni è rappresentata dalla metodica endoscopica, ovvero una metodica mini-invasiva di liberazione del nervo che mediante un singolo accesso al polso permette di ottenere lo stesso risultato diversamente ottenibile con la chirurgia tradizionale, ma con un gesto molto più invasivo ed invalidante per il paziente, soprattutto in termini di recupero. Il paziente può utilizzare liberamente la mano da subito e tornare già nel giro di pochi giorni alla sua normale vita quotidiana. Il dolore e il formicolio notturno si attenuano da subito, mentre invece altri sintomi come la mancanza di forza e di sensibilità vengono recuperati man mano che il nervo guarisce e anche in relazione allo stato di sofferenza iniziale della patologia. L'intervento endoscopico, permettendo di utilizzare la mano da subito, permette al chirurgo di praticare nello stesso momento chirurgico l'intervento anche su entrambi i polsi. Dopo l'intervento è raccomandabile anche sempre eseguire una riabilitazione specifica finalizzata a ottimizzare quanto ottenuto in sala operatoria.